Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Ofuxalan Pugnani Farmaceutici S.P.A. Ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Ofuxal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ofuxal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Ofuxal? Ofuxal è un farmaco a base del principio attivo alfuzosina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico antagonisti dei recettori alfa adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Lampugnani Farmaceutici S.P.A. Ofuxal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ofuxal 10 mg 30 compresse a rilascio prolungato, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Lampugnani Farmaceutici S.P.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo alfuzosina cloridrato, gruppo terapeutico ipertrofia prostatica benigna, forma farmaceutica compressa a rilascio modificato, indicazioni trattamento dei sintomi funzionali da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna, IPB benigna prostatica iperplasia uguale BPH. Posologia: la compressa a rilascio prolungato deve essere deglutita intera con una sufficiente quantità di liquidi. Adulti 1 compressa a rilascio prolungato da 10 mg, una volta al giorno. La dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. La compressa deve essere assunta ogni giorno immediatamente dopo il pasto. Anziani, oltre i 65 anni, una compressa a rilascio prolungato da 10 mg una volta al giorno, se una dose iniziale inferiore di alfuzosina cloridrato è risultata ben tollerata ed è richiesta un'efficacia aggiuntiva. La prima dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. La compressa a rilascio prolungato da 10 mg deve essere assunta ogni giorno immediatamente dopo il pasto. I dati di sicurezza farmacocinetici e clinici dimostrano che non vi è alcuna necessità di diminuire la dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica: l'efficacia di alfuzosina nei bambini di età compresa tra 2 e 16 anni non è stata dimostrata, vedere paragrafo 5, 1. Pertanto non è indicato l'uso di alfuzosina nella popolazione pediatrica. Ridotta funzione renale: insufficienza renale da lieve a moderata, se una dose inferiore non è sufficiente, la terapia può essere aggiustata ad una compressa a rilascio prolungato da 10 mg al giorno, in base alla risposta clinica. La prima dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. Grave insufficienza renale: l'alfuzosina da 10 mg non deve essere somministrata a pazienti con funzione renale gravemente compromessa, clearance della creatinina 30 mL/min, poiché non sono disponibili dati di sicurezza clinici per questo gruppo di pazienti, vedere il paragrafo 4, 4. Insufficienza epatica: l'alfuzosina, somministrata sotto forma di compresse a rilascio prolungato da 10 mg, è controindicata nei pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafo 4, 3. Dopo attenta valutazione medica, un preparato contenente una dose inferiore di alfuzosina cloridrato potrebbe essere considerata appropriata. Fare riferimento alle corrispondenti informazioni sul prodotto per le istruzioni posologiche. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altre tinazoline, per esempio terazosina, doxazosina, oppure ad una qualsiasi degli eccipienti. Anamnesi di ipotensione ortostatica. Associazione con altri bloccanti dei recettori alfa 1, insufficienza epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: come tutti gli alfa 1 bloccanti, l'alfuzosina deve essere somministrata con cautela ai pazienti trattati con medicinali antiipertensivi o nitrati. In alcuni soggetti si può sviluppare ipotensione posturale con o senza sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, associazioni controindicate. Bloccanti dei recettori alfa 1, vedere il paragrafo 4, 3. Controindicazioni, associazioni che richiedono cautela. Farmaci antiipertensivi, vedere il paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nitrati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ofuxal durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Ofuxal durante la gravidanza e l'allattamento? A causa del tipo di indicazioni, questo paragrafo non è applicabile.
vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sull'effetto di Ofuxal sulla capacità di guidare veicoli. Possono verificarsi reazioni avverse, quali capogiri o astenia, specialmente all'inizio del trattamento. Alcuni soggetti, in particolare quelli in terapia con medicinali antiipertensivi, possono manifestare ipotensione posturale che potrebbe dar luogo a sintomi quali capogiri e astenia. Ciò deve essere tenuto presente quando si guidano veicoli e si usano macchinari. Effetti indesiderati. Classificazione delle frequenze attese. Molto comune. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il paziente dovrà essere ricoverato in ospedale, mantenuto in posizione supina e ricevere un trattamento convenzionale per l'ipotensione. In caso di ipotensione significativa, il trattamento correttivo appropriato può essere un vasocostrittore che agisce direttamente sulle fibre muscolari dei vasi sanguigni. L'alfuzosina è difficilmente dializzabile a causa dell'elevato grado di legame alle proteine. La dialisi non apporta pertanto benefici significativi. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antagonisti dei recettori alfa, 1 adrenergici. Codice ATC. G04CE01. L'alfuzosina, che è un racemo, è un derivato della chinazolina che agisce per via orale e blocca proprietà farmacocinetiche. L'alfuzosina ha proprietà farmacocinetiche lineari all'interno dell'intervallo di dose terapeutica. La concentrazione plasmatica massima viene raggiunta circa 5 ore dopo la somministrazione. Il profilo cinetico è caratterizzato da ampie fluttuazioni. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano particolari pericoli per l'uomo in base agli studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, sulla tossicità a dose ripetuta, sulla genotossicità, sul potenziale carcinogeno, sulla tossicità, elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Ipromellosa lattosio monoidrato cellulosa microcristallina povidone K25 silice colloidale anidramagnesio stearato rivestimento. Opadrini, bianco. Poli, vinil alcol, titanio diossido, E171, macrogol 4000 talco, E553B, surrealese trasparente. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ofuxal a base di alfuzosina cloridrato sono alfuzosina Aurobindo, alfuzosina DOC generici, alfuzosina EG, alfuzosina Exal, alfuzosina Milan Generics, alfuzosina Pensa, alfuzosina Ratiofarm, alfuzosina Sandoz, alfuzosina San, alfuzosina Zentiva, Faralzin, Mittoval, compressa rilascio modificato, Xotral, compressa rilascio modificato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.